In Italia sono tanto un parlamentare su cinque, donna. Le donne guadagnano un quarto in meno degli uomini, quando un lavoro ce l'hanno, perché il loro tasso di occupazione, 46%, è ben lontano dalla media europea. Sono alcuni dei dati del controrapporto sulla condizione femminile nel nostro paese, presentato alle Nazioni Unite di New York dalla Fondazione Pangea e da altre ONG italiane, in occasione del trentennale della Convenzione internazionale sui diritti delle donne che l'Italia ha sottoscritto, anche se una vera parità nel nostro paese resta un miraggio. Uno dei colli di bottiglia è proprio il fatto che le donne, nel momento in cui hanno dei figli, scelgono di avere dei figli, purtroppo poi dopo vengono eliminate dal mercato del lavoro. Comunque è proprio il momento in cui la maggioranza delle donne perde il lavoro. Un problema grave resta poi la violenza morale e fisica, anche estrema. Nel 2010 in Italia sono state uccise 127 donne, un 7% in più rispetto all'anno precedente. Ma qualcosa si muove. Le iniziative degli ultimi mesi con lo slogan «Se non ora, quando?» hanno rotto il silenzio. C'è una nuova generazione di donne che vuol dire che è stanca, che i diritti che sono internazionalmente ratificati non vengono applicati in Italia.